Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo parlando di cannabis terapeutica con un provvedimento legislativo approvato dall'Aula per quanto riguarda la formazione del personale sanitario. Promuovere un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale. Questo è l'obiettivo della legge approvata in aula all'unanimità, illustrata dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, e nata su proposta del consigliere Jacopo Melio. C'è stato un lavoro importante in commissione che è partito da un dato, cioè la Toscana è stata la prima regione a usare, a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi. Ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza delle modalità prescrittive, e quindi con questa norma che abbiamo approvato in Consiglio regionale all'unanimità si va a dire che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale, dipendenti e convenzionati, quindi anche medici di base, tutte una parte di conoscenze sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci, per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Dall'altra parte c'è un tema di approvvigionamento importante, per questo abbiamo approvato una mozione che richiama la Giunta a valutare con attenzione tutte le strade che possono permettere di aumentarne la produzione in Toscana, perché sappiamo dobbiamo comprarla dall'estero e anche questo spesso non basta, e quindi una politica specifica per aumentarne la produzione in loco. È un problema che aveva attivamente impegnato la ex ministra del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo, che venne proprio all'Istituto Militare per cercare di capire quali fossero le quantità che si potevano produrre e soprattutto trasformare a scopo terapeutico. Bisogna abbandonare una volta per tutte quelle manipolazioni, quelle strumentazioni che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis. L'utilizzo terapeutico della cannabis è una delle soluzioni, per alcune persone forse l'unica, per riuscire ad alleviare dolori o comunque sia lenire problemi di natura sanitaria che essi hanno. Quindi formare il personale a un utilizzo attento e soprattutto alternativo alle normali principi farmacologici è sicuramente da promuoversi. A questo punto va promossa anche la produzione. Abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze che sono, diciamo, la parte più problematica che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o producono canapa per altri scopi, magari di natura industriale, e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente diciamo psicotropa che contengono, possono essere al contrario utilizzati magari come diciamo dati agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. È quel famoso passaggio dal privato al pubblico, quell'interazione partenariato che appunto l'ex ministra Grillo aveva già promosso. Allora, questo è un tema a me caro, perché negli anni in cui sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione è una questione non soltanto di principio ma reale, e quindi è stata attuata una politica importante che porta alla conoscenza, allo sviluppo, alla sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone, non si deve convivere con il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale. Se si può sopperire al dolore, lo si può utilizzare per fini terapeutici, la cannabis è importante farlo. Serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza, non soltanto nell'accezione cosiddetta del fine vita, ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie, all'interno, prima nelle fasi appunto terapeutiche, una volta individuata, diciamo, una diagnosi che viene accertata.
tema affrontato dall'Assemblea Toscana in queste ore, anche quello riguardante il caro energia, il rincaro fortissimo delle materie prime e dei carburanti alla luce del conflitto in Ucraina. Per questo motivo mozioni chiedono interventi particolari, un'attivazione da parte della Giunta nei confronti del Governo. Per noi il mondo del terzo settore è tutto, nelle sue diverse declinazioni, a partire dal mondo del volontariato, promozione sociale, sportiva e naturalmente tutto il mondo dell'impresa sociale, e per noi sono una rete straordinaria sia dal punto di vista del supporto attraverso il volontariato, sia attraverso la gestione di servizi e quant'altro. Naturalmente noi continueremo a lavorare con loro per quanto riguarda la reazione dei bandi, che cosa è prassi e attività, diciamo, strutturale dell'ente. Naturalmente il caro energia ci sta preoccupando molto, perché sta chiaramente incidendo anche sui nostri servizi direttamente, perché anche le nostre strutture viaggiano a luce e con il gas naturalmente. L'assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli si è detta preoccupata riguardo alle conseguenze che i rincari di carburante e servizi quali luce e gas possono avere sui servizi garantiti dal terzo settore. Lo ha fatto rispondendo in aula a una mozione in cui si chiedeva alla Giunta quali siano le iniziative che si intende per rispondere all'importante aumento dei costi legati alle spese di acquisto di carburante e al consumo di energia, al fine di evitare una riduzione dei servizi erogati e pesanti ripercussioni per la comunità. Io sono in parte soddisfatta della risposta, perché capisco che il momento è complesso, arriviamo dal Covid e reperire le risorse economiche sia anche complicato, ma è altrettanto vero che le associazioni di volontariato danno dei servizi. Quindi se li mettiamo in difficoltà dal punto di vista economico, rischiamo che chi ci rimette siano i cittadini, perché saltano quei servizi che ad oggi danno loro e che rischiamo comunque di dover dare come pubblico. Quindi abbiamo comunque un problema da risolvere. L'assessore ha chiesto a tutte le forze politiche di fare un appello anche a livello nazionale, e io gli ho risposto ovviamente che al tavolo Stato Regione ci sono seduti loro e che noi una mano proviamo a darla, ma evidentemente la Giunta può fare la sua grande parte. E non sono totalmente soddisfatta, perché secondo me nelle pieghe del bilancio quantomeno bisogna guardarci per cercare di trovare una soluzione a questa problematica, perché non va sottovalutata. Sappiamo quanto in Toscana le associazioni di volontariato sono importanti, quante ne abbiamo e quanti servizi danno. Quindi, siccome sono realtà consolidate sul territorio su cui tutti i cittadini fanno affidamento, non possiamo voltarci dall'altra parte in un momento in cui ci chiedono aiuto, dopo che già hanno contrastato il Covid e sono state in prima linea in questi anni. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di reperire delle risorse e dargli un aiuto per cercare di portare avanti il grande lavoro che stanno facendo. La questione del caro bollette è un dramma, il governo, mi sarei aspettato che il governo nazionale intervenisse in tempi celeri, invece non soltanto non è stato celere nei tempi, ma anche la manovra varata è nettamente insufficiente. Se il presidente Draghi pensasse meno alla riforma del catasto e più a venire incontro agli italiani, magari rivedendo le aliquote IVA, magari rivedendo le tasse, in un momento come questo, secondo me, farebbe molto più un servizio alla nazione. La priorità del governo è la riforma del catasto, a me sembra un insulto che in questo momento storico, quando gli italiani vedono raddoppiare, perché si tratta nella migliore delle ipotesi di un raddoppio, le proprie bollette, delle bollette delle proprie utenze, sentire e vedere che il governo nazionale si sta preoccupando della riforma del catasto, mi sembra una doppia beffa. Ecco. Ci occupiamo anche di aree interne, ancora una volta in Consiglio regionale viene affrontato l'argomento per quanto riguarda soprattutto stavolta l'arcipelago toscano e l'isola d'Elba, con tutti i sindaci che sono intervenuti e sono stati sentiti proprio dalla commissione apposita in Consiglio regionale. Problematiche connesse allo sviluppo socio-economico delle zone insulari e periferiche al centro dell'ultima seduta della Commissione Aree Interne del Consiglio regionale. La prima audizione ha avuto come protagonisti i sindaci dei comuni dell'Isola d'Elba.
Le isole minori sono ricomprese adesso nella strategia nazionale aree interne, sono comuni periferici e ultraperiferici secondo quello che è la classificazione nazionale e quindi sono tema di interesse della nostra commissione. Oggi sono emerse molte questioni da parte dei sindaci che sono intervenuti, dagli ungulati al dissalatore, passando per i temi di cui parliamo più spesso, che sono quelli della sanità e della mobilità, oltre alla qualità dei servizi scolastici. Quando si parla di aree interne, quindi di aree periferiche, le isole minori sono sicuramente uno dei territori che più lo simboleggiano. Fa piacere che i comuni abbiano riconosciuto lo sforzo che la Regione ha fatto per i temi della continuità territoriale dal punto di vista dei trasporti. Ci sono ovviamente una serie di questioni su cui continueremo a lavorare. Dopo la prossima commissione noi tireremo un po' le somme di questo percorso per cercare di definire una serie di impegni e di punti che riguardano le isole minori della Toscana, che sono varie e sono ovviamente anche molto belle. Anche l'arcipelago nostro toscano dovrebbe rientrare nelle strategie SNAI, perché sono piccoli comuni che hanno più o meno le stesse problematiche delle aree interne e montane. In particolare i sindaci dell'Elba ci hanno detto che la sanità, la scuola, la mobilità, poi a cui hanno aggiunto problematiche specifiche come il dissalatore oppure l'aeroporto oppure l'erosione costiera, sono i mali principali che affliggono l'arcipelago. Quindi ci hanno chiesto, e noi siamo disponibili a lavorare insieme per poter risolvere queste problematiche. In chiusura ci occupiamo di antisemitismo con l'Aula che su questo tema ha approvato all'unanimità due diverse mozioni, vediamo quali. Accoglienza, tolleranza, rispetto e solidarietà. La Toscana sta facendo la propria parte in termini di aiuti della popolazione ucraina dopo l'invasione della Russia ordinata da Putin. Non ultima la manifestazione di sabato scorso che ha portato in piazza Santa Croce a Firenze 20.000 persone. Anche la Regione, con la Giunta e il Consiglio, ha espresso il proprio invito al cessate il fuoco ed ha preso parte al movimento che, nato dal nostro territorio, ha trovato risposte in tutta l'Europa. Ciò che noi non pensavamo, diciamo, potesse accadere, oggi accade proprio alle porte dell'Europa. Io credo che fenomeni di violenza, guerra, nel 2022 non siano accettabili, e quando un'istituzione come la Regione Toscana, che l'altro giorno era in piazza per la pace con il Presidente Gianni, il Presidente del Consiglio Macceo, credo che abbia dato un segnale forte anche in questo senso. Le istituzioni devono essere in prima linea per dare messaggi chiari, no alla violenza, no alla guerra, no all'odio, in ogni forma e in ogni genere. L'integrazione e la lotta alla discriminazione sono sempre stati valori difesi e promossi dalla Regione. Oggi le pagine di cronaca portano in primo piano l'attacco all'Ucraina, ma nella storia ci sono dei precedenti pericolosi e per certi versi assimilabili. Per questo, per promuovere la lotta alla discriminazione, la Regione Toscana adotta una definizione operativa di antisemitismo. L'antisemitismo è un fenomeno molto importante, nel senso che costituisce la forma di odio più antica, più ancestrale, più profonda, e quindi è anche in un certo senso erroneo avvicinarla ad altre forme di discriminazione. È molto importante questa definizione perché si tratta di una definizione ampia che permette di caratterizzare come antisemitismo e quindi di combattere anche fenomeni moderni di antisemitismo, e quindi quelli che si rivolgono contro lo Stato di Israele, contro gli ebrei nei paesi europei, eccetera, eccetera. Dato che il fenomeno c'è, è importante, ed è importante capirlo e combatterlo. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento come sempre è tra 7 giorni, ma intanto potete sempre restare aggiornati su tutte le novità riguardanti i lavori dell'Assemblea regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.